Buonasera. Mister, che cosa è successo alla prima piano? Ho sentito un po' di cose, insomma, sinceramente calcio è bello. È successo che non so che è successo. No, beh, ho visto cosa è successo. È successo, ma io commento le cose che posso, delle quali posso essere partecipe. Questa è una cosa che, questo è il mio 42esimo anno professionistico, non l'avevo mai vista. L'ho vista, ma io non posso commentare. È una cosa, non credo che ci sia una regola di far finire un'azione. Se l'arbitro ha visto il 45esimo esatto al fischio, certo, nell'attimo dell'impatto con la palla, fischiare mentre calcia in porta, non mi era mai capitato. È capitato, siamo stati sfortunati, credo. Comunque avete stato fischiato mentre calciava il gol, non è fallo. Cioè, anche se va in rete, non è fallo. Si è fischiato. Adesso bisogna vedere se ha fischiato. Sì, sì, sì. No, ha fischiato, ha fischiato, credo, mi dicevano anche i ragazzi, l'ha detto Gambino. Nell'attimo, un attimo prima che calciasse la palla, no, ma nessuno ha detto che ha annullato un gol o che non è regolato. Ho soltanto commentato, poi non mi piace neanche commentare episodi che non ripeto, certo, per essere chiari, è importante essere chiari, anche perché la chiarezza è bella, ma spesso non, è chiaro, non la troviamo. Si diceva, vista che il pallone ha fischiato prima, che assolutamente, anche se il pallone entrava in rete, era tutto assolutamente sportività. La verità è, quando è così è dura andare contro la verità, come anche altre verità che sto sentendo, che proprio, insomma, è proprio bello il calcio. Che cosa ha pensato, visto, onestamente? Lei ha sentito un po' di poco? No, ho sentito pochissimo, per fortuna, perché sinceramente è abbastanza strano a fine partita commentarle le partite, perché poi si rivedono e si rivedono meglio, noi le rivediamo più volte. Vederla al volo qualche volta sfugge qualcosa. No, ma prego, se vuoi fare delle domande rispondo. Se no, se la vuole commentare, però a caldo magari. No, fatemi pure delle domande che commento quello che mi chiedete. Sul piano tattico, la partita l'aveva preparato così e è andata avanti così. Sono felice perché quello che abbiamo. No, ecco, io però sono molto un ragazzo bravo, un ragazzo di 59 anni, ma un bravo ragazzo nel senso che non ho mai avuto problemi con nessuno, dunque per me il calcio non l'ha inventato nessuno, io per ultimo, però cioè, è difficile sempre fare dei discorsi particolari e non essere chiari, poi delle volte ognuno di noi tira un po' l'acqua al proprio mulino perché ci mancherebbe, però insomma... abbiamo preparato una partita, non tanto preparata, io ho preparato come al solito, i ragazzi l'hanno interpretata in un modo straordinario, perché è normale, la cosa più importante era vedere questi ragazzi e io come riuscivo a portarli in questa partita dopo 3 sconfitte consecutive, anche se dopo almeno 2 partite molto fatte bene come a Castellammare e con la Casertana, però il calcio è fatto di episodi e quelle ci ha condannato, altre volte prima abbiamo vinto 5 partite e un pareggio e ci ha favorito, questo è il calcio, il dio del calcio decide, noi abbiamo solo il compito di mettere nella strada giusta le situazioni, oggi l'abbiamo messa in uno stradone giusto e niente, siamo andati in vantaggio con un'azione veramente molto bella, sì, meno convinto del fatto che ci siamo chiusi in 8, 9, in 10 perché non abbiamo subito un tiro al primo tempo. Io non ho mai visto una squadra e abbiamo subito non so quanti angoli punizioni dal limite, nessuno, quasi. Dunque è la prima volta anche questa, la seconda cosa che dico, che è la prima volta in 42 anni di calcio professionistico che vedo che una squadra schiacciata nella propria area non prende un tiro, un angolo e una punizione laterale. E questo penso che sia l'emblema di questa partita. Poi al secondo tempo le nostre forze sono calate, è venuta fuori... anche la qualità del Lecce che è veramente insieme alle altre 3 più Catania di un altro pianeta e ci ha messo in difficoltà, però certo che un risultato così giusto penso che nessuno lo possa disquisire, come si dice. Mister, ha fatto fare una brutta figura ai suoi ex allievi sia Ciancio che Fiordini, insomma è riuscito benissimo, si vedeva che no, beh,
Vabbè, noi non abbiamo fatto giocare i giocatori anche più importanti di Fiordino e Cianci, perché uno è terzino e un metodista, e dunque i ragazzi, non mi ci metto un po' anch'io, ma sono i ragazzi che sono stati straordinari nel concedere così poco a dei giocatori di una qualità pazzesca. E secondo te anche la partita aver fermato il gioco su Ravi, scusa? Scalise e Danni hanno bloccato con l'Ugia dall'altra parte. Se non blocchi l'arrivo della palla è dura a bloccare le ali, dunque ha fatto un lavoro fantastico. Il lavoro sul portatore che abbiamo lavorato su Giosa e sul metodista e abbiamo fatto portare palla ai giocatori che avevano un pochino più di difficoltà, e poi l'abbiamo aggrediti, abbiamo fatto molto bene, diciamo la verità. Poi dopo ogni volta che un calciatore del Lecce salta l'uomo fa superiorità, può fare un'occasione da gol, questo è il calcio, è bello per questo il calcio. Si diceva forse nel secondo tempo cambio. Beh, 4-4-2. Sì, però i ragazzi hanno continuato a fare le stesse cose. Abbiamo giocato con il 4 contro 4 dietro, hanno fatto benissimo. Ripeto, poi anche diciamo Contessa che ha fatto molti cross da sinistra. Però ripeto, crossando così, normale c'è tanta gente in area, come avete visto, poi la palla non si sa mai, ma ecco. Ci hanno sfondato alcune volte a destra quando avevamo un paio di giocatori con i crampi, ed è normale che poi a quel punto abbiamo sofferto, però ripeto, non così tanto, probabilmente se Mancoso non trova un gol fantastico all'incrocio e nelle sue corde, e non so come sarebbe finita, perché poi le altre cose sono state abbastanza, sì, giocate singole, palle in mezzo, ma diciamo ho visto fare molte più occasioni a Lecce. No. Lei non l'avrebbe fatto. No, ma io ragiono un pochino in modo, i miei calciatori, cerco di prendere dai miei calciatori le loro caratteristiche. Arrigoni ha delle caratteristiche, credo che se Arrigoni deve fare Pirlo non lo può fare. Io quando ho allenato Arrigoni, ogni calciatore ha le proprie caratteristiche, per ottenere meglio da ogni calciatore devi usare. È molto una cosa particolare, è difficile, molto difficile, è molto complicato, ti attiri molte critiche, però è il modo migliore per raggiungere gli obiettivi. Caturano è un grande calciatore, 8 gol come Torromino, dunque ci mancherebbe che non, però noi credo che dall'inizio del campionato almeno 15 o 16 giocatori ci sono mancati nel periodo, e non abbiamo mai giocato con la squadra, diciamo, che vorrei proporre. Molti giocatori sono fuori ancora, devono riprendersi. Blondé ha giocato con una frattura al dito, altri giocatori hanno giocato con problemi, qualcuno non si è allenato tutta la settimana, questi siamo noi. Però è bello allenare ragazzi che veramente danno tutto. E anche dopo 3 sconfitte consecutive non mollano e fanno partite come questa. Veramente un piacere allenarli. Grazie.